Ciao a tutti. Allora, proseguiamo. Allora, si era fermato. Dobbiamo andare. Vai alla sala freccette di Kichichoji. Allora andiamo a vedere un po'. Ci insegue. Allora, vediamo un po' dove siamo. Ok, siamo arrivati a questo punto. Vestiti usati. Vestiti sporchi. Possiamo vendere vestiti sporchi. Vediamo. Ok. Nice. Vediamo. Ok, 10 indumenti. Voglio vedere quanti ne abbiamo. 6. Ne vendo 3. Ne vendo 3. Porca miseria. Facciamo così. Teniamo sempre 3 per sicurezza. Ok, 1200 punti abbiamo fatto. Vediamo i premi. Allora, questo. Poi prendiamo anche questo. E poi abbiamo. Lasciamo stare questo, tanto non c'è. Incenso del risveglio. No, non ci serve. Ok. Vediamo un po' cosa abbiamo trovato. Niente. Possiamo andare. Interessante. Allora, facciamo controlli. Scusate, ma c'è la TV che. Allora, andiamo a vedere un attimo sull'equipaggiamento. Vediamo questo. Vediamo questo. E vediamo questo. Ok. Dobbiamo andare nella zona. Allora, qui c'è un bel. Non si può sedersi sul divano elegante. Sediamoci. Oh, guarda quel divano. Come, ma che ci fai seduto lì sopra? Solo un altro po'. Cosa è davvero così comodo? Deve essere vero, visto che ho qui davanti a tutti. Ok, andiamo. Solo un altro po' sul serio. Ma quanto è comodo? Ehi, Mila, ti stanno guardando tutti. Beh, non ti manca il coraggio. Abbiamo preso un punticino di coraggio. Ok. Guarda il fede, che sorpresa. Andiamo. L'ho già fatto. Però, scusa, non è che si può fare ancora? Deve avere qualche punticino in più? No, non lo possiamo più fare. Perché c'è il Makoto che ci insegue? Che coincidenza, ma no. Vabbè. Ci insegue. Va bene. Ecco la strada. Il nome di quel negozio corrisponde a quello su biglietti in omaggio. Ok, c'è scritto Penguin Sniper. Chi darebbe mai una pistola ad uno stupido uccello? For real? Non ho preso la lettera. Però se non deve inventarsi un bel nome, bah, lasciamo stare, andiamo a controllare. Beh. Ho fatto un po' di cambiamenti, vediamo se vi piace. Wow! Vediamo. Oh, ecco questo il posto. Oh, le palpitazioni. Mi do un lato, cerco di non metterti in imbarazzo, dispiace. Ok, andiamo. Andiamo a fare un po' di freccette. Le freccette. Vediamo come sono. E vai, bull. È il nuovo record. Sempre saperla lunga. The center of the target is called the bullseye. If you land a dart there, it's called the bull. Hai fatto bull. I know because I looked up the rules online. Anyway, this game is called 0-1. You win by getting your score all the way down to 0 points before the altri. Oh, so you're not trying to get a high score, but get rid of your score? È una bella differenza.
We both start with the same score. Then you lose points based on the number on the board where your dart lands. And you can only win if you get your score down to zero exactly. How's that sound? Pretty sick, right? So you have to be able to calculate your score, but this game seems like it takes a lot. Va bene. Vediamo. One point. Devi tenere il braccio dritto, eh. Hey Ryuji, what's up? Che c'è? Ah, I was just reading this flyer. It says darts is a party when you're playing. You can team up with someone and alternate throwers when it's your turn. You still use the tape. What do you say we give it a try? Sembra divertente. Hell yeah, that's what I'm talking about. Cavolo, così ti vuoi. Andiamoci dentro. Wow, a bull right off the bat. Man, talk about it. Come si deve. Here goes. Ecco qua. Ma ho sottovalutato un ex atleta. Hell yeah, triple 20. Sì, triple 20. Wow, ha colpito un punto piccolissimo. Davvero notevole, specialmente per te, Ryuji. Fatemi provare. We're almost down to zero points. Zero punti. Mettici really focus per quest'ultimo lancio. Ah. Oh, wow, 0 punti perfetti qua, quando spacchiamo. That's no easy feat. You really do have something special going on. Qualcosa di speciale. Man, cavolo, è un vero spasso. You're on the line, quando the pressure's insane. La pressione è assurda, ma ti stimola a far bene per il tuo compagno. Ha già il rango 2, bene. L'ho già portato al rango 2. Alzerà un attimo. Benissimo. Ok, vediamo un po' cosa succede ora. Ah, siamo solo di livello 2. Bene, 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 bene. Bene, bene, bene. Sì, ci dice che... Ok, perfetto. Vuoi riuscire proprio a mettermi la staffetta e provare subito dopo la staffetta. Bene. È utile. Sei molto liso il dovere. Vabbè, i ladri fandome sono un mio chiodo fisso. Andiamo ad allenarci insieme qui. Oh, la prossima volta invitiamo anche gli altri. Man, all this just from me asking you to meet me. Pensare che tutto questo è partito dal mio semplice invito, il gran bella bomba di fortuna. A stroke of good luck. Perché mai dovrebbe essere una bomba? Mica ti fa esplodere, no? What's that? Che cos'è? Oh yeah, via, non c'è il biliardo. Anche questo gioco può tornarci utile da un certo punto di vista. Yeah, it's already pretty late, though. Un'altra volta a giocare. And don't forget, we got a couple free tickets to play today. Se ricordo bene i cambi in linea a Shibuya, vero? Qualche cliente dice che è diventata una zona pericolosa, non credo a rischi, capito? Non è poi così sicuro, eh. Detto questo, vuoi ancora andare? Mi prenderò io. Ok. Io ci andrò ancora. Ok. Va bene, tanto devo andare adesso. Lo faccio subito così mi libero. Ok. So qui c'è qualcosa. Allora, andiamo di nuovo. Andiamo. Questo è lo shopping. Andiamo, così liberi. Allora. Non so se c'è questo qui. Ok, let's go. Perfetto. Vediamo un attimo se nelle richieste l'abbiamo sbloccato. Ho raccolto tutto. Ok. Questo l'abbiamo fatto, così almeno ci togliamo via questo primo. E andiamo a fare un po' di freccette. Quanti soldi ne abbiamo? Welcome!
La staffetta è utile. Facciamolo. Giochiamo a freccette. E chiameremo. Vediamo chi c'è. Ok. Chiamo qualcuno. Facciamo N, dai. Thank you. Mi vedete? Sì, quello potrebbe essere non troppo potente. Ok. Dai. Hey! Hey! Dai. Così potenziamo il rango anche di. Per lei, dai. Va bene. Va bene, ho capito. Sì. Sounds good to me. 300 qualcuno. Siamo così. No, non l'avevo centrato bene. Oh. Ha fatto solo 20, non va bene. Bene. 140 punti. Posso dire che ho un buon punteggio. Tocca a me? Porca, mi sto agitando. Ma no. 161. Ok, vediamo un po'. Quanti punti farà? Uh, 95. 84. Beh. Se io faccio 20-20-20 yes! No, 20-20-20-60 riuscire a farglielo fare a lei. Arrivare a più 3. Vediamo se l'idea funziona. Così poi lei fa 24 punti. I'll give it a go. Eh sì. Sì, sì, adesso. Possiamo chiuderla qui, che ansia. Dai il colpo di grazia. Inizia a far caldo qui. Gioco come al solito. Certo sì, è tutto quello che posso fare. Sì, no, perché se si sbaglia, sbaglia e siamo finiti. Boh. Ottimo. Abbiamo fatto 0 punti esatti, siamo o non siamo una squadra spettacolare. Non mi contavi su di me, perciò dovevo dare il massimo. Massimo! Quindi lei è a posto. Credo che dobbiamo aver imparato qualcosa. Ottimo, anche noi siamo al massimo. Very well. Posso fare il prossimo? Parliamo con le freccette? Facciamo, mettiamo anche Yusuke. Let us go. Ok, voglio fare una cosa. Allora, vediamo, facciamolo anche con lui. Indeed. No, dovevo abbassarlo un pelo così. Ho fatto 20. For real? Beh, 100 dai. Vediamo cosa saprà fare lui. Ok. It's my turn. Forse possiamo riuscire a arrivare al massimo rango anche a Yusuke. Speriamo in bene. Vediamo. Take it from here. Vediamo se ce la facciamo. Vediamo se ce la facciamo. Allora, era 138, ma se noi facciamo
Yes. Sì. Perfetto. Questo dovrebbe riuscire a farcela. Let's go. Punto critico per me, per favore, continua tu. It's my turn. Ok, vediamo se ce la fa. What is this? La mano. Fai finta di dipingere. I have it. Allora, dipingere e vivere il momento. Sì, posso farlo. Ok, così riusciamo ad avere anche lui a rango 3. Con un colpo solo. Benissimo. Ok. It's beautiful. Ce l'abbiamo fatta. Portato anche lui a al massimo della staffetta. Ci mancherebbe solo Ryuji. Si vede che si è migliorato, però mi dai solo un punto. Invece no. All right. Bravo. That was time well spent. That should do it for now. Abbiamo aumentato la perizia a 3. Io direi che è una cosa eccellente. C'è sempre la scena. Ho visto le notizie, era il fantasma di qui e di là. Sempre le solite cose. Vediamo, vediamo. Peccato. Oh. Però le freccette sono servite. Sono servite. Morning. C'è qualcosa di strano? For real? Spero che ci siano dei miglioramenti nel video, eh. Ok. Ok. Arriva correndo. Beh, se non altro è il miglior tempo di molto. Oh. Come procedono le cose riguardo alla questione di cui abbiamo discusso l'altra volta? Ancora uno da segnalare. Niente di niente. Quanti studenti ci sono che possono aver infastidito un insegnante? Ho già ristretto il campo, solo che non riesco a trovare prove concrete. Ne sapeva tutto, vero, riguardo alle molestie sessuali del professor Kamoshida sulle studentesse? Stanno andando. Bene. Signore, cosa pensi di ottenere con questa domanda? L'indagine è per una giusta causa, no? Credo di capire quanto la vicenda possa averti sconvolta. Sarà stato scioccante per quel presidente del Consiglio Presidente assistere a un tentato suicidio. Sì. Dobbiamo offrire agli studenti un ambiente in cui sentirsi al sicuro. E questa è la questione più urgente che dobbiamo affrontare al momento. Quindi questa è la ragione dell'indagine sull'area fantasma di cuore. Noi non sappiamo se esistono davvero, perché vuole. You heard about the incident with that Madarame fellow? They said there was a similar calling card to the one used in Mr. Kamoshida. Quella usata nel caso del professor Kamoshida. I wish to believe that this is unrelated. Voglio credere che niente di tutto questo abbia a che fare con i nostri studenti. Yes. Sì. That is where I said. Ecco cosa vorrei che consigli di dedicarti al tuo compito. Non fare domande. Ecco. I misteri. Did you see Madarame's breath? You mean that guy who was all like, how could I possibly apologize for what I've done? Ho fatto. Ho messo un attimo il volume del microfono perché ero lontano. Vediamo. Think it was really those family thieves? Sai, non tutta la questione del prodotto di cuore. That? Ok. Yeah. È felicissimo. How's it going? Rosso, eh? I just started looking yesterday.
Ok. Oh yeah. By the way, I decided on the TV station. Ho scelto la televisione, poi. Oh crap, the social studies trip. Io vorrei saltarlo. You'd better go to your school activities. Scolare, se non vi ho forse, didn't I tell you not to draw attention to yourselves? Wouldn't you suddenly turn it into a good student, Stan Elmore? Quit bickering and... Ok. Then let's all... I heard... Allora, vediamo un po'. Che... Vediamo un po' come siamo messi. Oh well. Tanto piove. Like I got anything better to do than waiting for info to come in online. Plus. Ok. Alright. TV. Devo aumentare un po' di cose. That guy is such an idiot. Vediamo, vediamo. Speriamo in bene. Per sentirti tutti parlo di noi, davvero che ti senti stai bene, non preoccupatevi, mi trovo. Ok. Aspettiamo. Hey, are you listening? Colpirmi in testa. Questo mi ammazza. Quello sì che è stata una schivata epica. Facciamo con la Matrix. Aumenta anche il fascino. Due punti. Le freccette ci hanno salvato. Mister Freccetta. Senpai. Oh, senpai. Che bella sorpresa. Piove davvero di rotto, Sapevo che sarebbe successo una cosa simile. Perciò ti ho infilato un umbrello portatile in borsa. Grazie mille. Beh, mi trasporti sempre ovunque. Devo mostrare la mia gratitudine in qualche modo. Ci si vede? Non rischi di bagnarti? In realtà mi sono dimenticato l'ombrello. Ma non importa, mi bagnerò appena se corro fino alla stazione. Se non altro sarà un buon allenamento. Vuoi condividere questo? Ti va di usarlo insieme? Adesso così sembra molto. Mi stai offrendo un passaggio sotto il tuo ombrello? Sarebbe fantastico, grazie infinite. Thanks again for letting me join you. Grazie ancora per avermi accompagnato. Ad essere onesti, i preliminari sono vicini, perciò non volevo rischiare di ammalarmi. Per la ginnastica? Sì, esatto. Ci sono due grandi competizioni, una all'inizio dell'estate e l'altra verso la fine. Se voglio partecipare, dovrò prima essere selezionato come rappresentante del mio club. È importante avere assegnato una gara di qualificazione. Il mio sogno è competere a livello mondiale. Perciò, in accordo con il mio coach, intendo mantenere un regime di allenamento rigoroso. Faccio il tifo per te. Sarei invincibile se ci fosse il mio senpai a fare il tifo per me. Oh, siamo già alla stazione. Vediamo un po' cosa abbiamo. È finito questa parte. Posso cavarmela da solo da qui. Non so come ringraziarti per oggi, prometto che ti restituirò il favore appena... Ehi, ma quella non è Yoshizawa? Intendi la ginnastica modello? Quella che viene trattata come una VIP a scuola e che è un ragazzo che la corrazza ovunque? Per me si divisa una vita in una sorseggiata. Invidiosi, quantomeno. Non preoccuparti. Già, hai ragione. The same thing happens in class. Stessa cosa succede in classe. La gente mi vede sono una studentessa modello. Anche la scuola si aspetta che ottenga dei risultati importanti nelle competizioni imminenti. Mi hanno persino detto che potevo anche non partecipare alle grandi pulizie. Ma davvero non sopporto di ricevere un trattamento speciale. Perdonami, mi sta chiamando mio padre. Hello Dad. Sono a posto, grazie. Ci vediamo dopo. Sorry about that. Scusami, mi ha chiesto se volevo un passeggio per via della pioggia.
a bit overprotective, don't you think? Devo volerti molto bene. Yes, I definitely agree. Well, I have to get to practice, so it's time for me to go. Meglio che vada. Grazie infinite per oggi. Excuse me. Chiedo scusa. Allora, adesso possiamo vedere cosa abbiamo da fare? Perché inizia già a venirmi... Si parla troppo! Ok. Ok, quindi... Ok, vediamo un attimo. Allora, facciamo il menu. Richieste. Ok, qui abbiamo, ne abbiamo già 4. Volevo vedere un attimo i confidenti come siamo messi. 5, 8. Bisogna portare questo avanti. Allora, facciamo un attimo mappa. Però mi mancava. Allora, lui non c'è. Sì che c'è. Allora andiamo. Prima devo andare alla biblioteca però. Prima fammi andare in biblioteca prima che... E poi possiamo andare. Biblioteca. What would you like? Ok. Non c'è. Non c'è mai quel libro lì. Mi ricordo che era... Ok. Facciamo... Ok, andiamo a parlare con Maruki. Do you like the rain? Sì. Sì, andiamo a parlare con Maruki, dai, che si rinforzerà. Thank you so much. Si rafforzerà. Ok, anche oggi si prospetta una giornata con Paolo. Ok, fortuna, guarda cosa c'è sul tavolo. Interessante. Vediamo se Maruki si riesce a farlo salire. Dovrebbe essere al 5. Ci mettono un sacco di roba. Tutto la mia dove pertanto. Ho preso questi pezzi dal centro commerciale, così qua. Ok. Ok. Ma è fantastico. Quindi dovrebbe essere... Ok. Rango 5. Ma è fantastico. Speriamo di riuscire ad arrivare a rango 5. Ok. Non abbastanza per il bis. Bene, bene. Oh. Yes. Ho giusto parlato di biscotti, però mi ha ricordato un vecchio esperimento psicologico. Sì, insegnando avevano preparato dei contenitori di biscotti. Nel primo ne avevano messo uno solo, mentre nel secondo una decina. Poi hanno invitato i soggetti ad assaggiare i biscotti da entrambi e a confrontare il sapore. I biscotti di quale contenitore sono stati eletti i migliori? Qualche idea? Dice quello nel controllo da solo. Right. Esatto, era facile, eh? Esiste una legge chiamata principio di scarsità. Il suo significato si intuisce già dal nome, la gente è attratta dalle cose più rare. Per capire gli effetti di questa legge basta osservare l'entusiasmo di tutti per le edizioni limitate. Non ci avevo mai pensato. Egli ha ragione. Ho fatti quanti 3? Benissimo. Avendo coscienza scateniamo i nostri desideri e un movimento cognitivo. Ci può stare. Ok, non è cambiato oggettivamente nulla.
segretariato, ma trovo ci sia uno che mi ha aiutato in tutto questo. Quanto cuore umano cercherà pure risultare inaffidabile. Ma sono un certo per portarci più gioia. For example. Non siete la storia di cui ti ho appena parlato. Ok. Secondo una vera società della tua realtà. Ok. Non è proprio una verità. Dovrebbe essere, immagino di sì. Mi fa piacere sentirtelo dire. Ciò che volevo dire è che la idea del primo concetto potesse essere approfondita. Ok. Credo che dovrebbe aiutare un sacco di gente, forse anche più di quanto faccio io con le sedute. La tua reazione è eloquente, molti la riterrebbero una bugia o un modo per evitare i problemi. Tuttavia, anche se fosse come dici, credo ancora che quel metodo potrebbe aiutare molta gente. Sorry! Aspettami, ti chiedo scusa, alla fine ci siamo infilati in una conversazione accademica. Ok. Ma c'è il telefono. Vecchio amico. Ok, adesso lo stiamo facendo per il nostro accordo, no? Ok. Aumentato. Rango 5. All right. Benissimo. Consapevolezza. Ok, c'è un altro modo per allenare. Ok, dai, dacci altri punti SP. All right. Bene, altri 5 punti. Calmella. Well, perfetto. Oh, adesso torniamo via a casa. Oh, sono Maruki, scusa per prima. Può esserci un'occasione per rilassarci, ma è diventata una delle solite discussioni accademiche. È stato stimolante. Ok, mi piace sentirtelo dire. Ok, sulle ricerche ignoro tutto il resto. Quando ero ancora un utente me lo dicevano in continuo. Così ancora, bene, ci vediamo presto. Ok, questa notte vediamo un po' cosa possiamo fare. Ok. Ok, va bene. Scusa, non ho capito. Ma che cavolo? Perché deve anche mettersi Google a parlare? Ok. The others kinda overshadow you sometimes, but don't forget. You're famous too. Sa che è Google che si mette a parlare. E l'altra volta sono più. Ok, anche tu sei famoso. Just make sure cerco di fare attenzione, ok? Ancora, chi è che ci chiama? Non ti abbiamo parlato, vieni subito. Quello non è una spiegazione sufficiente. Ok, cambiati idea. Davanti alla porta del tuo mondo non ti azzardare a sbagliare posto. Ok. Perfetto, adesso facciamo così. Registrazione, andiamo a parlare con le gemelline, su. Dov'è che poi vorranno andare? I was waiting. Okay. Listen up, inmate. Per uscire di qui? Va bene. In that case. Ok. Sono pronto. Very well. Dai. What will you do? Ok, dunque, intendi Big Bang Burger. Oh. Guide me, inmate. Fai strada. Che c'è strada. Andiamo allora. Ok, questo è solo l'inizio. Okay. You've got guts. Ok, allora, non posso accettare la sfida, il mio rango non è abbastanza alto. Ok. Quit spacing out. Un tentativo. Don't tell me. Puoi farlo per davvero. Non solo, ma sei anche il nostro dice. Ok. Dai. Qui moriamo però, Dai. Okay. Aumentare il coraggio. Se non posso fare certe cose. Possiamo sbloccare la casa.
Kawakami, non so, non so di cosa. Listen up. Sto per scoppiare. I suppose. Hey. Più ce l'abbiamo fatta. Ok. E perché sono lo fanno come allenamento. Ci sono però più brutto nell'addestramento rispetto a questo. Dai. Io, un individuo. Come posso aiutarlo? Voglio affrontare la Big Bang Challenge. Ecco, facciamo un limite di tanto, rispetto per ricevere la sfida. Potrebbe interessare il nostro link, beh, ci pensi di un futuro dentro. Astronauta. Non tengo una limita per 100 di arriva subito. Quell'astronauta minuscola mi incuriosisce. Dai. Mi abbiamo fatta contenta. Sono una prelibatezza. I see. But seriously, what are they? I ate all. Calm down. While the truth now we will here. Ok, c'è dato Maragi, ma buffo. Ok. I'm still for a week. Ok. Nostro figlio non torniamo a cena a casa. Prima martedì. Ok, andiamo a uccidere martedì. C'è sempre la solita roba. Arriva martedì. Ok, martedì. Ancora giorno di pioggia. Peccato non si può leggere. Hey, hey! Ok. Questo cos'è? Una richiesta a corpo studentesco. It says they're looking for information. I heard principal. Please consult the student council president. So we can go why the student council. Vediamo un po'. Mattina presto. Fatemi arrivare già il pomeriggio. How tragic. Ci è rimasto sciogliere dei crimini commessi da questo artista famoso. La registrazione. Ok, il presidente del Giappone probabilmente si difende lui solo per via del suo nome. Infatti l'uomo tende a farsi manipolare dai nomi. Tutti molti dei nomi a questo mondo sono falsi. E questa creatura che tutti voi conoscete senz'altro bene. Si chiama granchio gigante, ma ha una forma dissimile dagli altri granchi. Ora osservo l'immagine. Ecco, sempre noi granchi. Alla fine. Allora, per me dà il numero di zampe. This is it. Granchio gigante si chiama. Esatto. Bene, vediamo che si chiamano solo le volte all'incontro. Dai, così ci aumenta anche la conoscenza. Siamo messi un po' maluccio, però siamo un po'. Non è il suo cervello come molti dicono. Sono il suo fegato e il suo pancreas, come vedete, ma non è più di grandi. C'è una prossima nel frigo le piante, di grado puoi trovarti la vera parte del granchio. Noi prendiamo del sushi per il prossimo party. Del sushi ora. Ok. Ancora. Ok. Hai ragione, sono d'accordo. Va bene. Dopo scuola. Vediamo cosa succede. Senti, cosa significa questa richiesta? Principal Kobayakawa, l'ha acquistata senza mio... We've already received some. I heard some students are... Ok, ho provato qualcosa, vi prego. What? Cosa? They have... Isn't... Va bene. So well, he's out. Ok, per il momento, se lo dici tu, ok. Don't worry. Mi occuperò io.
Oh. Hey. Così guadagniamo un'altra. Ok, vediamo. Cos'è che abbiamo? Sono le nuove informazioni. Oh, non vedo che dovete solo sopra. Non esiste proprio. Allora, come sempre andiamo prima in biblioteca. Vediamo se c'è un libro. Non c'è mai niente. Ah, bisogna vedere un attimo. Abbiamo piani per oggi. Possiamo parlare come va lo studio. Possiamo parlare. Allora, fatemi vedere come siamo messi come confidenti. Siamo Anna 5, 8. Io farei Anna, anche se è morto ne ho solo 3. Però facciamo Manti. Però andiamo da Anna. Facciamo dopo e andiamo, facciamo, sto facendo shopping su Buia, sì, andiamo da Em, dai, tanto da Maruki non si può andare fino al 9, fino a settembre da come ho letto. Dovrebbe essere rango 5 o 6. Forse 6. Ok, dobbiamo fare. Hiya! Oh yeah! Esci con lei. Yeah. Andiamo a divertirci. Okay. Che piove e non si capisce mai cosa c'è. L'unica cosa che possiamo andare è qua. Ok, facciamo questa parte. Se andiamo. Perché piove, l'unico che possiamo andare è qua. Allora andiamo. Ok, let's get going. Per forza. Ma è fantastico. Non assaggiare tutto, ti piace l'idea? Mi sembra un buon piano, non ci riusciremo solo a assaggiare, mi sembra un buon piano. Vera qualità, qualità non quantità. Ovviamente la volta scorsa mi è quasi scoppiato, non ricordo ciò che ho fatto e non ripeterò lo stesso errore. Ovviamente potresti tenermi d'occhio, se mi sorvegli la mia determinazione mi ucciderà. Bene, allora cominciamo a mangiare. Sono ben importante, cominciamo con i piatti più digeribili. Seriously? Sì, mi hai dato questo omaggio, perché no? Sono una cliente, non mi meraviglia che questo posto sia così caro, qui facevo omaggio, sì. Ma che se cosa mia non fare mai, fare che mangiare. Puoi prenderlo tu? Fontana di cioccolato. Tanto che presto mi dico che non si rafforzerà, era giusto farlo. Anche se avrei potuto scegliere, però avrei dovuto farlo comunque. Ok. You're back. Perfetto. Vediamo se c'è cruciverba. Facciamo cruciverba. Facciamo cruciverba. Facciamo cruciverba. Si tiene per condividere le ricerche. Allora. Interviene a un congresso. Allora, questo sarà ampia stanza per riunioni, sala. Prima sono andato su là. Allora, sala. Interviene un congresso, relatore. Relatore.
perfetto. Qui sarà, si tiene per condividere le ricerche, conferenza. Perfetto. Perfetto. Un altro punto. Un nuovo punto per conoscenza. E vai, conoscenza 3. Alright. Ottimo. Ok. Vediamo un po' cosa si può fare. Kawakami non lo possiamo chiamare. Si sono un po' messi in piove. Può andare lì. Qui di libri cosa abbiamo? Minaccia, eredità dell'impiccato, digiuno con la conoscenza, abbiamo questo, gentilezza, però abbiamo sempre. Ok, andiamo a vedere. Bisogna aumentare le. Allora. E in salute. Oh, ti insegna la gentilezza. Beh, lo facciamo poi nel prossimo video. Ciao a tutti. We wanna make this party, you don't wanna skip. Gonna be a show too.